Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Nel video di oggi vi mostrerò come utilizzare il vostro Ledger Nano XOS, va bene per tutti e due questo tutorial, per gestire i token ERC20, quindi per trasferire oppure inviare oppure ricevere dei token ERC20. Come sapete l'applicazione Ledger Live non lo permette e quindi bisogna utilizzare un ponte come ad esempio il client MyEther Wallet, che è quello che trovo più comodo in assoluto. Nell'esempio di oggi quindi trasferiremo un po' di token da un address Ethereum al mio Ledger Nano X utilizzando proprio MyEther Wallet e vi spiegherò tutto il necessario da sapere. Se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, per favore lasciatemi un like a questo video così che mi mostrate il vostro apprezzamento, e a me fa sempre estremamente piacere, mi invoglia a continuare a produrre video sempre più di qualità. Iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi nemmeno un mio nuovo video ricevendo subito le notifiche. Iscrivetevi al mio canale Telegram per ricevere le mie idee di trading, le mie analisi del mercato quotidianamente, e iscrivetevi sui social che trovate tutto quanto in descrizione. Detto questo, andiamo a vedere come gestire i token ERC20 utilizzando un hardware wallet Ledger. Seguitemi. Perché questo tutorial? Perché in realtà non è molto intuitiva la gestione dei token ERC20 sui dispositivi Ledger, in quanto l'applicazione Ledger Live, molto bella, molto ben fatta e molto completa, ahimè non contiene in maniera nativa un'applicazione che gestisce, quindi ci mostra il balance, ci permette di trasferire direttamente da lì i token ERC20. Ce lo permette di fare con Ether, ma non ci permette di farlo con i token ERC20, nonostante gli address alla base gestiti siano i medesimi, perché i token ERC20 si muovono sugli address della blockchain Ethereum, quindi sui medesimi address ai quali e dai quali movimentiamo Ether. Oggi vi mostro il metodo più semplice per movimentarli, quindi non vedrete il loro balance e i loro movimenti sull'applicazione Ledger Live, ma non spaventatevi, perché è un limite dell'applicazione stessa, non del dispositivo. Potete utilizzare un client, oggi utilizziamo MyEther Wallet, per andare a compensare queste mancanze, per l'appunto. Nell'esempio di oggi vi mostrerò come movimenterò dei BAT, dei Basic Attention Token, che è appunto un token ERC20, dal mio wallet di Uphold al mio wallet Ledger Nano X utilizzando il client MyEther Wallet, che è il più conosciuto. Clicchiamo su Access My Wallet. Dobbiamo avere, attenzione, il nostro Ledger collegato con l'applicazione Ethereum aperta. Io adesso l'ho già fatto, però se volete che ripartiamo dalla dashboard, allora dobbiamo navigare all'applicazione Ethereum e doppio clic per aprirla. Application is ready. In questo momento possiamo andare da MyEther Wallet a scegliere Access My Wallet, per l'appunto, scegliendo come metodo hardware. Quindi non esporremo le nostre chiavi private e non saranno mai online, e qui è proprio il vantaggio del nostro Ledger Wallet. Scegliamo Ledger come dispositivo, choose a hardware, e scegliamo l'applicazione che abbiamo aperto. Ovviamente c'è una serie di applicazioni che tutte quante girano sulla blockchain Ethereum, noi ovviamente abbiamo aperto Ethereum e quindi possiamo fare next. In questo momento, vedete, ci vengono mostrati tutti quanti i wallet che il nostro Ledger gestisce su Ethereum. Come mai sono così tanti, vi chiederete? Allora, non so se conoscete lo standard che deriva le chiavi private e quindi gli address dai seed di 12 o 24 parole, ma vi basti sapere che ogni seed generato in maniera random è proprio il seme, quindi l'origine di un albero di chiavi private generate in maniera algoritmica appunto da queste 24 parole iniziali nel caso del Ledger, e ognuna di esse genera una chiave pubblica e di conseguenza un address. Quindi tutti questi address generati ad albero sono contenuti nel seed in un certo qual modo, e quindi in qualsiasi wallet che apriamo mettendo dentro quel seed, può essere il Ledger Nano, può essere Exodus, può essere Trust Wallet, insomma tutti quei wallet che funzionano utilizzando quello standard. Quindi tutti questi address qui che vediamo sono gestiti dal nostro Ledger Nano e ne dobbiamo selezionare uno qualunque. Quindi selezioniamo questo, il primo, e accettiamo ovviamente i termini e clicchiamo Access My Wallet.
Vedete, adesso abbiamo acceduto al wallet che ha address questo qua, vedete, 0x88 65A0F finale. Ed è, abbiamo acceduto, vedete, senza mai esporre chiavi private né file né niente online, ma semplicemente dal nostro ledger. Adesso semplicemente possiamo inviare i BAT, vedete, copiando questo address e incollandolo in uphold. Qua facciamo un bel send to utility token, basic attention token, incolliamo l'address e amount mettiamo il massimo, message non mettiamo niente e confermiamo. Chiaramente adesso mi chiede il codice dell'authenticator che andrò a mettere. Ed ecco che i fondi sono stati inviati, vedete, in maniera molto molto semplice. Se andiamo a vedere sui nostri movimenti, ci dice che la transazione è partita all'Ethereum Network e qua ci metterà poi, una volta che la transazione finirà sulla blockchain, tutti i dati per andarla a vedere. Ed infatti, se andiamo a riaccedere nuovamente al nostro wallet con la medesima procedura di prima, no, ho cliccato per sbaglio Buy Now, Choose Hardware, Next. Eccoci qua, selezioniamo ovviamente sempre il medesimo address, quindi il primo, accettiamo i termini, accediamo all'address e dovremmo vedere nei token, eccolo qua, vedete i nostri Basic Attention Token trasferiti, quindi il trasferimento è andato a buon fine. Quindi questo è quanto per trasferire i token. Ovviamente, come vi ho detto, non li vedrete su Ledger Live né nel vostro bilancio complessivo né nei movimenti, quindi dovrete accedere ogni volta sia per andare a osservare il vostro bilancio oppure anche per fare movimenti, quindi per ricevere oppure inviare nuovamente token, dovrete utilizzare MyEther Wallet oppure un client analogo, MetaMask, eccetera, eccetera. Insomma, però per l'appunto non potete farlo direttamente da Ledger Live. Questo è quanto, spero che vi sia stato utile e che vi abbia chiarito qualcosa sia sul funzionamento del Ledger Wallet che sulla sua interfaccia con la blockchain Ethereum, nonché sul trasferimento dei token ERC20. Se non avete un Ledger Nano e avete intenzione di acquistarlo, vi lascio il mio referral link nella descrizione del video, così che appunto se vi andasse di acquistarlo potete farlo utilizzando il mio link e girarmi una parte del prezzo del medesimo, che naturalmente non comporta alcun sovrapprezzo per voi, è un modo per sostenermi per voi a costo zero e vi ringrazio davvero di cuore. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!